qua trovo all'amico, mi pare si chiamava Turi, e lo voglio dire col tono di Italo Ruggieri, che lui aveva una voce buon'anima, fine e sottile, ma con eco propria. Buongiorno Turi e ti saluto, uomo di mio fidato, dischetto di ciò hai maritato, quella mezzita di una fuiuto, se no mi vedi che non gli è connoto. Io sono stato appassionato di leggere, ma detto questo, un carnevale a Scordia, certo io ricordo del dopoguerra, pensate, c'è un periodo della guerra, perché anche prima della guerra, che sapete, a tempo di dittatura non è che uno si può divertire facilmente, perché non si arriva, tanti si aggiangono, non c'è via da umano, ma finita la guerra, non solo in tutta Italia si scatenarono a ballare un buche buche, a Scordia si riparte col carnevale, voi non ci pensate, nel dopoguerra, che dire, negli anni 48, 47, 48, 9 sale da ballo, 9 sale da ballo, che si cominciava la notte di San Silvestro, dico la notte di San Silvestro, e fino a martedì era sempre carnevale. Dice, ma come si faceva? Io mi ricordo che Rosazzo veniva a travagliare la mattina, a sera, dormiva come mi rendevo a travagliare la sera, vestinese, veniva a ballare un umano, quando aggiornava, mi cangiava e veniva a travagliare senza dormire, si ballava tutta la notte, ma era bellissimo, questa cosa che veramente non sono un nostalgico, però ricordate queste cose bellissime, e a sala, la femmina nella sala non c'era, i femmini erano tutti mascherati, tutti vestiti in maschera, schierati e ammalatati, sì. E quanti amori nascevano sotto la maschera, e quanti amanti spuntavano, cioè tu non lasciavano un marito di Inge, e mi ci potevano un pasticcino, perché un pasticcino? Perché nella sala si ballava, c'erano le contradanze, la quadriglia, si faceva due intermezzi, un ballo e poi scendere per la contradanza, a maschera e poi esce con cavaliere. E poi finiva col buffet, capisci, portavamo al buffet e poi mi chiede la ravadita a San Marito di Ammucca, c'era un pasticcino, io lo rigettavo, io quello me ne già vivo. Ma poi c'era una tecnica nel modo di ballare, per esempio quando uno ballava, non è che si pigliava la dama così, no, se ci metteva io allora, in termine di carpentiere, di muratore, cioè se ce ne arriva da un registro, a mano si metteva così da via, e poi da così, quando una schiena inda, si soppiava e sentiva. No, no, è vero, era tutta una tecnica, e uno si sentiva. Figuratevi, una sera mi viene a nascere nelle Castiglie la maschera, su casa, a Biglio, tavola registro, io, una carina, questa creatura scinge, quando stava occupando, dice, ciao, vuoi venire? Sono io da solo. Sì, la dice, io cancellato, a lui mi ammazzare, mi stava fatto, ma come? Ma io ti vedo riesce nel pomparare, sono tutti da voi. Sinceramente, non voglio dire, buon anno, non c'è più mia sorella. C'è un'altra cosa a ricordare. Cioè, ero un'altra volta, bisogna vedere, capisci, vediamo certe cantonate, mascole che si vedevano dei film, ma erano così modellati, apparecchio, cioè, vedi, questo è un apparecchio, pigliava, bisogna venire guancia a guancia, e qui era avanti. Questa sera mai non arrivato, è tutto arrivato, sto scherzando, un mio da arrivare. Una sera, una maschera, perché non esce, io travagliavo da muratura e non faccio travaglio, travagliavo io, c'era una carusa latica, ma brutta, no, sempre una tagliata, io no, ma io quando c'era era benedico, ferolino, cosa latica, basta.
mette la maschera, piccolina, bisogna vedere. Tutta la serata guancia a guancia, io e gli amici scacciando i cervelli su, stasera fatta così, basta, vanno, eravamo manco, verso i 4 di mattina, agli amici miei ci dicono, vediamo qui, vediamo un sta, a un sta, ve lo giuro. Ci abbiamo appreso e chi era chi dall'aria, che erano giovani a macchia di come ci ha visto rapire la porta e capire tutto le usa l'aria, ma l'aria veramente bisognava io remiso quello che avevamo mangiato per figura amici miei mi ricordo di alzare le medine ma la testa ma cucciare in da cantonera e beh che gettai faccio se mi chiamano queste cantonate però queste cose si sono perse ormai in Asara e poi cominciamo negli anni poi 60, devo dire mea culpa, io arrivo da Germania e mi affitto un job nel 64, io oggi nella mia Castiglia, dovevo abolire la condannanza, che razza di cose, ingresso gratis, però per ballare c'era una coccarda, mille lire a coccarda. Quindi vogliamo che lo e nasce sta cosa qua. Però, a poi, siccome ci è dovuto sempre la questione tradizionale, a fine, quando restavo un poco, ne facevamo una quadranza. A quadranza siamo a nascere sempre per il carnavale. A Scordia c'erano i bastonieri, proprio chiamati ogni anno per il carnavale. Mi ricordo Tanoscau, un bastoniere veramente. La buon'anima di Ragonese, lo signor Ragonese. Il bastoniere. Cos'è? Il bastoniere. Ora lo dico io. E la buon'anima di Giosu Sigiaro, Giosu ed amico. Un bastoniere è quello che comandava la quadriglia. Attenzione, cavalieri, scendere forte ancora per la contraddanza. Formate ronda, lotta nuova. E cavalieri, formate la gelosia. Cioè il bastoniere era quello che comandava la quadriglia, la contraddanza. Negli anni 60 arrivò un bastoniere di emergenza, a causa, non lo posso dimenticare di Castiglio, il signor Ragonese era malato, circa panfluenza. E allora mi chiamava, bastiano Peresteri. A se comunale la contraddanza, che c'è la cosa? In famiglia, quando facevamo i figli in famiglia, i comunale io con e nasce questo pastoriere di emergente. Tanto è vero, l'anno futuro che c'è qua poi, ne castiglia a chiamare la mia, per comunale la contraddanza. Ma a me non mi piaceva perché io volevo parlare. Io lo metto la mano al registro, magari stavo scherzando. Cioè questo era un carnavale di divertimento. Ma perché? Io stasera lo dicevo a Gugliare, c'era il problema che c'era la miseria, c'era la fame, non c'era il divertimento, c'era solamente il lavoro. Ah sì, è nuovo, non voglio toccare per con mano, io ragazzo non lo posso dimenticare, carriera cumiere, carriera per raccogliere la lingua, la muratura, insomma, si doveva lavorare perché c'era la miseria. Si aspettava un anno per quello sfogo scatenato del divertimento, era il carnevale. Ora c'è un problema, ora il carnevale è tutti i giorni, i ragazzi non ci sono più i carusi che aspettano un anno per sfogare, perché c'è un benessere. I carusi che c'hanno i balenari, e c'hanno la discoteca, ormai il divertimento è ci sono i crepe che si ballano l'anziano, non si aspetta più il carnevale, perciò il carnevale è come... una cosa, è un'amministrazione, vado a fare, la fa. E devo dire un'altra cosa, che a Scordia, il carnevale, non si è fatto mai, io dico, con i soldi dell'amministrazione. L'amministrazione ha anticipato quelle somme per pagare il complesso, il banco, queste cose. Ma si faceva con la volontà delle persone, dei giovani. Ora a Scordia non ci sono più i Franco Barchitta, i Tanino Barchitta,
Enzo Lomenzo, Sicilia, i fratelli Corbino, i fratelli che saccio Russo, Capeggiate di Angelo, mancano queste cose. C'è sta spinta, io mi ricordo che mi furiava tutti, oh menestere, che ne pensi, che te ne pare? Ma di Caruso passavano le nottate, 80, 100, 120 ragazzi, tutti assieme, no garage, facevano nottate, ma era arte, che modellavano i gruppi. Guarda, poi non ci sono più magari i carri, Pippo Sesto, i Barone, cioè voglio dire, come livello dei carri non siamo arrivati a un livello altissimo, ma come gruppi siamo arrivati negli anni 80 e una sala da sud ci sono i costumi, un livello altissimo. È stato, mi sembra, 85-86, siamo stati a Mister Bianco. A Mister Bianco a sfilare, angiunamo un paese. E quando ci hanno chiamato, c'erano tre gruppi, dice guardate, meritate il primo premio, ci sono alcuni costumi giù. Dice però, siccome i ragazzi che ogni anno si sono cementati, ha organizzato un carnevale, era le mie, cioè non è che andiamo a fare ammazzare, dice facciamo primo, secondo, e poi ci dammi il terzo premio era 10 milioni, scudio premio massimo che fu un milione, ci hanno dato 10 milioni. Ebbene, quando hanno annunciato che a noi era dato il terzo premio, hanno cominciato i frusti per la cimitiare e per tranquillire. Poi, c'è capo, sono bugiato in fuoco. Ci sono rimasti male loro. Ci hanno chiesto scusa, addirittura scusa. Allora era meglio che dopo un primo premio, la cosa si è abbassata.